il successo della prima stagione, la famiglia Giammarresi torna su Rai 1 nel nuovo capitolo, il secondo, della Mafia uccide solo d'estate. Al microfono i protagonisti del cast. Sempre nei panni di Fra Giacinto. No, adesso cioè io faccio questo, faccio un bambino che è un amico del figlio di Piff, che sarebbe questo. Interpreto questo, però adesso mi vedete così, però con un trucco particolare interpreto questo attore qua. Io faccio Fra Giacinto, sì, Fra Giacinto, che è, diciamo, un mafioso, pur essendo un frate, per cui è una cosa molto delicata, particolare, per un attore interpretare un personaggio così mischiato, dove si finge di essere buoni e poi invece si è cattivi, è una bella soddisfazione. Cioè, è un ruolo che sarebbe piaciuto moltissimo a Charlie Chaplin. Fra Giacinto, che è come sempre punto di riferimento per la famiglia Giammarresi. Sì, sì, punto di riferimento, e questa, diciamo, è la fregatura, perché apparentemente si fidano di questo frate e fanno male, perché non avrebbero dovuto, perché lui è un bastardo. E quindi a me dispiace interpretarlo dal punto di vista morale, però l'esigenza, il copione prevedeva, io volevo farlo più buono, perché io sono buono. Io sono buonissimo, lo sanno, quando giro, arrivo sul set, io vado dai tecnici, prendo 10 euro, li metto, io a fine intervista ti regalo 20 euro. Vabbè. E quindi sono buono, sono generoso, sono gentile nella vita privata, però come attore mi tocca interpretare questi personaggi cattivi. Ecco, 20 euro. Io faccio Torrina in questa versione, diciamo, cattiva ma anche molto comica. Diciamo, credo che sia proprio per come lo immagino io, che lui era veramente così ignorante, così, cioè, e nello stesso tempo anche cattivo. Indubbiamente il mio personaggio è sempre su quella linea di mezzo tra il cattivissimo, però anche un po' il minchiottino, perché in fin dei conti, così come se nella prima serie era impazzito d'amore per Anna Foglietta, per Pia, in questa serie invece mi cimento tantissimo con Francesco Scianna, perché vive con me in carcere. Lui sente questo spazio chiuso, che comunque è dignitosissimo, anzi fin tantissimo, cercando di attirare sempre l'attenzione, calamitarla su tutte quelle che possono essere stati degli eventi scorsi, quindi ci sono un sacco di ritorni, di rimandi. Finalmente, dopo tanto tempo che ho affrontato insomma personaggi di qualsiasi tipo, ma sempre molto seriosi, così, diciamo che qui ci si può anche divertire tanto, perché abbiamo la fortuna di recitare, come si usa nel nostro gergo, in maniera overacting, cioè non essere esattamente in maniera, cioè recitare in maniera realistica, per cui ci si diverte davvero tanto. E Cusumano è un personaggio, io dico sempre che Cusumano è un po' dentro tutti noi, non lo si può odiare, anche se fa qualche marachella, se è un po' al limite fra la legalità e l'illegalità delle cose, delle sue azioni, ma è molto divertente. E poi sono molto felice perché è un cast di alto livello e sono contento del fatto che comunque sicuramente la mia performance è migliorata dal fatto di avere un compagno. Io giro quasi tutte le scene con Claudio Gioè, quindi avere un compagno veramente con cui si può giocare a tennis veramente bene. Lorenzo Giammarresi in questa seconda stagione sarà terrorizzato all'inizio, perché è andato a testimoniare per conto di suo figlio sull'omicidio di Boris Giuliano, ma in maniera inedita troverà il coraggio di restare a Palermo, anche animato un po' dallo spirito di rinascita che l'elezione di Piersanti Mattarella diciamo riesce a diffondere in Sicilia, e soprattutto alla regione Sicilia, per cui deciderà di fare un concorso per entrare alla regione. Da impiegato comunale proverà a fare il salto, perché crede che lì riuscirà finalmente a incidere sulla realtà della sua regione. È sempre nei panni di Angela Giammarresi, questa ragazzina adolescente che è un tornado di emozioni, di scoperte, e ne combinerà di tutti i colori quest'anno. Questo è un personaggio a cui io sono molto legata, perché poi poter fare la prima serie e la seconda è un po' crescere insieme al proprio personaggio, quindi
è un personaggio che mi diverte molto e amo farlo. Il mio personaggio si chiama Rosario ed è diciamo il compagno di avventure di Angela, del personaggio di Angela interpretato da Angela Curri. E l'abbiamo visto già nella prima serie nel suo momento peggiore, un momento in cui illudeva tutte le ragazze che passavano sotto mano, e tra queste purtroppo c'era anche Angela. E invece lo ritroviamo adesso come una sorta di Deus ex machina, sempre un po' al contrario in realtà, perché Angela sta attraversando un periodo molto difficile e casualmente i due percorsi di questi due personaggi si rincrociano. E Rosario complica un po' di più la vita di Angela, però dopo i primi ostacoli i loro percorsi cominceranno a scendere, andare giù un po' più dritti. Patrizia, il mio personaggio, è una tonta, è un'ingenua, è un po' così, sempre con la testa un po' per aria, però si sposa, diventa moglie e cambia. E diventa, non so se più matura, ma diversa, ed è molto bello accompagnarla in questa crescita. Il personaggio è Massimo, è lo zio di Salvatore, il protagonista bimbo della serie, e quest'anno Massimo paga tutte le conseguenze di aver aderito all'organizzazione mafiosa di Cosa Nostra, e vediamo proprio un percorso attraverso l'inferno, perché viene mangiato psicologicamente e fisicamente da questa sofferenza inevitabile proprio per le scelte sbagliate che ha commesso. Io sono un personaggio nuovo, quindi mi vedrete più avanti. Il mio personaggio si chiama Yolanda Rubino, è descritta così come una diva, una cantante o quantomeno aspirante, una poetessa, perché ama recitare le poesie, ama leggerle. E anche appunto è anche un po' buffa, no? Non è una maledetta, è un personaggio comunque buffo e romantico. E sa come attirare l'attenzione, perché comunque è, appunto, è una diva, quindi e attira l'attenzione di Massimo e suo malgrado anche della mafia. Il mio personaggio è, come nella prima serie, molto curioso, è sempre innamorato di Alice, interpretata da Andrea Castellana. E anche con i suoi amici Fofò e Sebastiano, che comunque hanno anche loro dei loro problemi nella serie. E diciamo è un personaggio molto, molto strano, perché è molto curioso, quindi si fa molte domande e fa scoprire soprattutto agli altri cose che diciamo non si pensava di scoprire. Purtroppo io faccio sempre dei personaggi negativi, faccio Stefano Bontate in questa serie. Devo dire che è molto divertente, perché con Luca mi sono proprio divertito. L'aspetto grottesco di questa cosa, comunque della follia del racconto dei cattivi, è meravigliosa, quindi mi sono molto divertito. Sono assolutamente affascinato del fatto che l'antimafia riesca a passare in maniera molto più semplice e molto più affascinante rispetto ad alcune altre serie, quindi questa è una delle potenze meravigliose narrative di questa serie. Esaltare l'umanità dei grandi eroi dell'antimafia, ma soprattutto il coraggio solitario della gente comune. Esatto, esaltare il coraggio della gente comune, sì, quello è bellissimo, quello è giusto ed è importante, perché bisogna lavorare alla base, no? Dal piccolo seme, non solo, no? Dai grandi crimini e dai grandi delitti, diciamo. È importante insomma lavorare partendo dalla cultura, da quello che a noi sembra giusto, senza che appunto ci facciamo la domanda e ci chiediamo: sarà giusto, sarà buono? E allora quello è importante, e la lotta la facciamo noi, la gente comune, tutti i giorni. Diciamo che uno dei messaggi è consapevolezza, coraggio, che portano alla vera libertà di ogni individuo. Bisogna essere individui consapevoli, coscienti, e che si lotta nel quotidiano, ogni giorno, a piccoli passi, per compiere la realizzazione di una società pulita, solida e sana. Nuove puntate che delineeranno uno spaccato di vita inedito di Palermo. Sì, inedito perché in parte, perché alcuni eventi sono noti, ma la peculiarità della serie è di andare a cercare degli aspetti meno e dei racconti meno esplorati, meno conosciuti dalla gente. E io ci tengo a dire che quello che vedrete e che verrà raccontato è successo veramente, cioè, a parte i fatti inventati, che sono più comprensibili di fiction, che riguardano la famiglia,
ma quello che riguarda i cenni storici che la nostra famiglia incrocia sono assolutamente veri. Quest'anno abbiamo fatto uno sforzo in più per far passare al pubblico cosa è accaduto veramente nella storia di questo albergatore che ha ospitato un'indagine della polizia e poi quando la mafia si è resa conto che lui aveva dato questa disponibilità si è vendicata. È una storia che forse è la puntata più commovente, più intensa e anche più divertente, perché ci sono sempre gli aspetti poi noi che sappiamo incrociare per rendere il racconto accessibile e non solo, insomma, un pugno nello stomaco. Saranno anche, diciamo, ripercorsi attraverso la vita dei protagonisti, anche quelli che sono stati i personaggi chiave della Palermo Calda di quel periodo? Sì, perché racconteremo in questa terribile stagione l'omicidio del giudice Costa, anche di Pier Santi Mattarella, purtroppo, per cui come al solito, come nella prima stagione, all'ironia e alle difficoltà della vita quotidiana palermitana si aggiunge la difficoltà di fare i conti con una realtà assolutamente straordinaria in cui purtroppo la violenza mafiosa si esprimeva con tutta la sua ferocia. In questa seconda c'è il momento quando ormai i corleonesi non più sazi della piccola fetta di torta a modo loro sentono l'esigenza di invadere un po' tutto nel modo anche più scellerato. Non che prima era una situazione migliore, però indubbiamente poi non era più la famiglia quella che Tommaso Buscetta ritrovava, con uno stile, con un modo, con una tattica che non ci stava più. Quindi a quel punto arriva questa insofferenza da parte del personaggio e tenta di andare a ricucire e rivedere con Michele Greco, eccetera, ma capisce che non è più tempo e va via. Un racconto che si sposta questa volta negli anni Ottanta, che sono stati anni terribili per la lotta a Cosa Nostra. Sì, siamo ancora prima del maxi processo, quindi che era forse per la prima volta nella storia della Repubblica Italiana lo Stato decise di affrontare veramente, seriamente il problema della mafia. Quindi siamo ancora prima, siamo agli anni inizio degli anni 80, stiamo parlando dell'omicidio Mattarella, quindi sono veramente anni drammatici. Drammatici e il nostro comportamento davanti a quei fatti, vedendoli con gli occhi di oggi, è un continuo dire ma com'è possibile, ma come potevamo comportarci in questo modo. Ogni tanto mi chiedo se è il caso di continuare a parlare di mafia, però noi in realtà con questa serie facciamo un esame di coscienza, esattamente quello, e siccome non ce la siamo mai fatta è un bene farsela. E si riparte proprio dall'omicidio del commissario Boris Giuliano. Sì, con Boris Giuliano abbiamo chiuso l'altra serie, diciamo il ponte è lì, a causa della denuncia che il nostro protagonista fa, perché il figlio aveva Salvatore, è stato testimone di quell'evento, da quella paura che ci possa essere una vendetta riparte il racconto della serie. Si riparte da là, purtroppo. Gli omicidi continueranno tantissimo, quindi il cambiamento poi ci sarà, ma pagando un prezzo altissimo, perché noi diciamo sempre il 92 è il punto di svolta, però prima di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino c'è una scia di sangue lunghissima, e noi prima di capire che c'era un problema in città abbiamo fatto passare troppe persone, abbiamo abbandonato troppe persone, come anche altri nomi, come anche Rocco Chinnici e Gaetano Costa, Carogio Zucchetto, Nini Cassarà. Purtroppo la lista è lunghissima e questi sono quelli diciamo più noti, ma ci sono anche tutti quelli che so, noi parleremo in questa serie di Carmelo Iannini, un albergatore che aiuta la polizia a arrestare dei mafiosi, la mafia poi lo uccide e i primi articoli di giornale erano uno era coinvolto in un traffico di droga, cioè stiamo parlando di queste persone qua, di gente che poi col tempo
un meno clamore sono state riabilitate. Io lo vivo non solo come una tappa professionale, come un fatto professionale, ma anche veramente come una soddisfazione da cittadino, riuscire a parlare di gente come Carmelo Giannini. Un racconto, come detto, accattivante e nello stesso tempo intelligente, con un mix che ha saputo spaziare tra informazione, satira e leggerezza. Esattamente, c'è tutta questa cosa qua e il mio lavoro appunto richiede di stare in equilibrio tra queste cose. È una serie difficile, molto difficile, perché come la gente poi non sa, ma le serie si girano non in continuità, cioè non è che giriamo la prima puntata, la seconda, la terza, le giriamo tutte scene mischiate. Tenere le fila di un racconto che non è solo la trama, cioè dopo questa cosa accade quello, ma anche tenere la fila di questi tre generi, chiamiamoli, è complicato, quindi mi richiede una concentrazione veramente notevole. Sarà imperdibile, perché abbiamo tra l'altro anche percepito quello che è il gusto della prima serie e quindi tutto si è anche un po' più raffinato. E secondo me è una serie televisiva veramente di alto livello, di grossa intelligenza, perché parla con i bambini di fatti accaduti. Ancora una volta credo che questo sia un prodotto di grande originalità, grazie agli scrittori, grazie al regista che hanno creato questa combinazione di storia, perché dal punto di vista del si è puntuali sugli eventi storici, si ride molto, si piange anche tanto e credo che siano degli elementi che fanno in qualche modo veramente rassettare le idee e far pensare quello che ha vissuto questo paese qui. Io ero già un fan del film, perché l'ho raccontato a Pierfrancesco, che ho portato mia figlia a 3 anni a vederlo ed è stata una cosa emozionante. Poi la prima serie mi era piaciuta un sacco e quindi vabbè, il fatto di essere qui con un grandissimo regista, una grande scrittura e con un cast del genere è solo un regalo che mi hanno fatto. E la mafia prima, soprattutto nel 79 e nell'80, veniva vista come una cosa che non si poteva sconfiggere completamente. Mentre adesso anche con questa serie si prende anche in giro, come può dire anche il nome, la mafia uccide solo d'estate. Ovviamente la mafia non uccide solo d'estate, ma anche d'inverno. Ma comunque grazie a questa serie si può capire che la mafia non è una cosa che non si può sconfiggere, si può sconfiggere con la forza di volontà, parlandone, diciamo, facendo capire che in realtà la mafia non è, diciamo, non dico non esiste, ma comunque la si può annientare. È una serie veramente importante, perché poi attraverso un tono ironico e dissacrante parla appunto di una tematica fondamentale e importante che è la mafia, la lotta alla mafia, e quindi spero che venga vista il più possibile. Un importante messaggio soprattutto ai giovani. Direi proprio di sì. Mi auguro che questa cosa gli faccia venire voglia di documentarsi su questi che sono stati, e forse purtroppo sono ancora, gli nostri anni bui in un paese dove a volte non si fa troppa chiarezza sulle cose che succedono. Oggi Piff ha detto delle cose molto molto importanti rispetto a questo tema e rispetto alla necessità di non smettere di parlare di mafia, soprattutto oggi. Oggi, in questi giorni in cui la mafia è così sotterranea, è così quasi invisibile, molto più invisibile rispetto agli anni delle stragi, rispetto agli anni 80, agli anni 90, e quindi oggi ancora di più è necessario parlare di mafia. Sono orgogliosa di far parte di questo progetto, perché credo che l'idea che ha trovato Piff e anche i nostri autori, insomma, della serie sia un'idea nuova. E da siciliana mi sento particolarmente toccata rispetto a questo argomento e amo il fatto che abbiano trovato, insomma, in qualche modo una strada per avvicinare il pubblico e non al fenomeno, parlando della quotidianità e quindi non della mafia che è solo quella che ti chiede di andare a uccidere qualcuno, ma della mafia che ti fa chiedere un aiutino, no? E allora questo significa diciamo mettere l'accento su cose che magari vengono in un certo senso semplificate, la televisione ha il potere di renderle, no, molto più esagerate, e la gente può
gente come io possiamo in un certo senso aprire gli occhi e farci delle domande, quindi è una serie insomma, che, di cui sono orgogliosa, ecco. C'è stato un bel lavoro di squadra sul set. Assolutamente, siamo ormai quasi una vera famiglia, per cui sì. Sul set è stata un'esperienza bellissima, la seconda volta, perché, cioè per questa seconda serie, perché comunque già conoscevamo i nostri personaggi, cioè avevamo fatto amicizia, li amavamo già, li abbiamo continuati ad amare, quindi ci siamo potuti permettere di cercare quelle sfumature in più e anche l'evoluzione dei personaggi che inevitabilmente cambiano. Come sempre un bel lavoro portato avanti sul set. Sì, assolutamente, anche perché con Luca Ribuoli, il regista, insomma, abbiamo un rapporto particolarmente affiatato. Lui è un regista fantastico con il quale si lavora molto bene, che sceglie sempre una troupe e un cast composti da persone meravigliose, quindi si lavora sempre molto bene. Lavorare nel set è stato molto bello perché comunque con tutti gli attori mi sono trovato molto bene, con Claudio, con Anna, Valentina, Francesco, Angela e diciamo anche tutti gli altri con cui ho recitato, ma anche col mio dialogue coach Daniele Pilli, che mi ha aiutato a recitare le scene e a capire anche meglio cosa dovevo fare e cosa non dovevo fare. È stata una bella esperienza perché è un cast che stimo molto, di grandi professionisti, quindi mi sono trovata bene con tutti. Purtroppo non ho lavorato con tutti, ma ho avuto modo di conoscerli, alcuni già li conoscevo. Luca Ribuoli è per me un grande regista ed è stato super amorevole con me, quindi sono felicissima di aver lavorato con lui. Si diverte perché diciamo che questa serie televisiva è stata come una famiglia. Non lasciatevi mai affascinare e sedurre dal male, guardate quanto si paga della propria vita per le scelte sbagliate, quindi vedete questa serie con coscienza, divertitevi, però state attenti al messaggio che è: scegliete bene e scegliete il bene. Mi raccomando, non perdete l'episodio, insomma, gli episodi della Mafia Uccide Solo d'Estate, in onda il 26 aprile su Rai 1. Un saluto agli amici della Voce dello Spettacolo, un saluto che parte da qua che arriva addosso a voi. Poi ti do 20 euro, ti do. Bravo. Ciao. Ciao. A presto.